prima ancora di essere un'opera d'arte, è una finestra sul mistero di Dio, sul messaggio di salvezza di cui Gesù è portatore. Tra le braccia di Maria il Signore è in atto benedicente, la mano sinistra stringe il rotolo delle scritture, la Vergine lo indica come via, verità e vita. Il mosaico della Madonna con il bambino della Basilica di San Paolo fuori le mura è un'immagine risalente agli inizi del XIII secolo, il cui tema iconografico è tipicamente bizantino, simile a quello della rappresentazione della Madre di Dio posta al centro dell'altare maggiore di Santa Maria del Popolo. La postura delle figure si rifà al modello dell'Odigitria, la più antica immagine della Vergine. Davanti a quest'icona, il 22 agosto del 1541, Sant'Ignazio di Loyola professò i propri voti, dando inizio così al cammino della Compagnia di Gesù. Con noi l'archeologa Alessandra Milella. Questa icona musiva probabilmente proviene da maestranze veneziane, sicuramente mostra delle affinità con il mosaico del catino absidale, per il quale attraverso documentazione sappiamo certamente che venne realizzato da maestri veneziani inviati a Roma appositamente per la realizzazione di questo catino absidale su richiesta di Papa Onorio III. La Madonna e il Bambino spiccano da un fondo di tessere d'oro e risaltano in particolare grazie ai colori delle loro vesti, il colore della veste della Madonna blu intenso, il colore della veste del Bambino invece rosso, anche questo piuttosto acceso. Il mosaicista è riuscito in particolare a rendere in maniera molto naturale l'atteggiamento, diciamo, le pieghe di queste vesti grazie ad un espediente, l'inserimento di file di tessere d'oro appunto che imitano praticamente le pieghe delle vesti stesse, rendendo in questo modo l'idea di un tessuto particolarmente morbido. L'assetto architettonico dell'attuale Basilica di San Paolo fuori le mura e i mosaici che ne impreziosiscono l'abside e l'arco trionfale non possono restituirci lo splendore del primitivo tempio paleocristiano fatto erigere dall'imperatore Costantino sulla tomba dell'Apostolo delle Genti, appena dopo l'editto di Milano del 313. Nell'estate del 1823 un violento incendio distrusse quasi del tutto la basilica. Alle fiamme scamparono miracolosamente il ciborio e il candelabro pasquale, tracce del suo magnifico arredo medievale. Il candelabro di San Paolo fuori le mura è un'opera di grandissimo interesse da un punto di vista stilistico. Simbolicamente rappresentava, attraverso la simbologia dell'alternanza tenebre-luce, il riferimento alla colonna di fuoco che aveva guidato appunto il popolo di Israele fuori dal deserto, rappresentava appunto diciamo, la strada da percorrere per i fedeli. Il ciborio che si trova al di sopra dell'altare della confessione è un altro esempio di arte importantissima dell'epoca medievale. In questo caso noi abbiamo la datazione della realizzazione dell'opera, il 1285. Abbiamo infatti al di sopra, diciamo, della fronte principale di quest'opera abbiamo delle tabelle iscritte dalle quali emergono sia i nomi degli autori, Arnolfo di Cambio e il suo aiuto, diciamo, il Magister Petrus, sia appunto la datazione, per cui possiamo ricostruire, diciamo, l'anno più o meno preciso della sua realizzazione. Particolarmente interessante è l'immagine del donatore del ciborio, dell'offerente, l'abate Bartolomeo, che viene presentato secondo il modello classico, diciamo, del donatore, con il modellino del ciborio stesso nelle mani, e di fronte a lui San Paolo che riceve praticamente dalle sue mani il dono.